Amici di Misto Polini, io sono Mr. Rocco, questa è la seconda giornata di casting. Vi presento subito questa aspirante Misto Polini 2013, numero 18. Numero 18, allora, nome e cognome. Beatrice Faldon. Beatrice, allora Beatrice veramente oggi sta spopolando qui, eh? Tutti quanti che la guardano, tutti quanti che dicono ma chi è, da dove viene? Ci pensa Mr. Rocco a, come dire, ad accontentarvi. Quindi ti prego Beatrice, raccontaci tutto quello che ci puoi raccontare su di te, chi sei, cosa fai, da dove vieni. Allora, vengo da Conegliano Veneto, studio economia e commercio. Da Conegliano? Oh, provincia di Treviso, beh, quindi tu studi a Trieste. Sì, sì. Economia. Economia, sì. Okay, come mai economia? Qual è? Come mai? Perché l'ho scelta perché è una facoltà che comunque mi dà gran, cioè, molte possibilità dopo la laurea, quindi poter spaziare in vari ambiti. E il mio sogno sarebbe quello di andare a lavorare in un'azienda nel settore del marketing. E, no, io sono ammaliato e quando... Beh, bello, insomma, ecco, perché... Insomma, hai le idee chiare? Sì. Ma tu a casa hai qualcuno che ti ha influenzato su questa scelta o è una scelta che è venuta da te? Dell'università? Sì. No, è una scelta che è venuta da me anche perché i miei fanno tutt'altro, sono architetti, l'unica cosa che non avrei mai fatto sarebbe stata quella, quindi è stata un'opzione esclusa e dopo... Boh, è stata una cosa che mi è venuta anche perché comunque... Io sono una persona che si stufa tanto, quindi ho pensato anche del fatto dei 3 anni, dopo poter ricambiare città, cambiare ambiente, poter decidere di nuovo cosa fare, mi piaceva come cosa. Mi piace che lei parla, no? Quando attacca a parlare è una cosa fantastica. No, mi veniva un po' da sorridere quando mi ha detto che hai genitori architetti. Sì. Quindi non oso immaginare la vostra casa, cioè voi uscirete fuori dal pavimento tipo... mamma, scusa, io sono in camera, va bene, ci vediamo dopo. Com'è casa vostra? Sono proprio curioso, com'è la vostra casa con 2 architetti, tutta come design, classico, rustico? Allora, in realtà mi sono divorziati, quindi abbiamo ben 2 case, comunque no, alla fine sono anche normali, la casa di mia madre è un po' sull'etnico, un appartamento un po' open space, se vogliamo, così, mentre mio padre è più sul classico, rustico, casa più grande, giardino, cani, insomma. Ho capito, beh, hai fatto un bel quadro dettagliato. Niente di fantascientifico. No. Ho capito, va bene. Ti sei iscritta a Misto Polini, un concorso molto importante, penso che già lo sai, quindi ti chiedo come mai, qual è stata la motivazione che ti ha portato questo pomeriggio qui alle Torri d'Europa? Perché? Perché conoscevo l'agenzia, mi hanno chiamato, mi hanno detto di venire a provare, così per gioco, anche per le feste che poi fanno d'estate e tutto quanto, quindi ho detto, dopo gli esami qualche diversivo ci sta, quindi... Tu sai che noi facciamo un sacco di feste, no? Infatti. Oh, quindi la parola chiave è divertimento. Allora, Beatrice, quella è la telecamera di Misto Polini, avvicinati a Zio Rocca, adesso puoi dire e salutare chi vuoi. Salute le mie coinquiline che sono a casa che stanno studiando e spero non mi maledicano. Poverine, perché? Perché sono uscita di casa e loro no. Ho capito, va bene, in bocca al lupo e divertiti, eh? Crepi, grazie. Saluto anch'io le coinquiline, eh? Sì.